Caro Parenzo, vorrei aprire uno squarcio su una cosa. Esiste un festival fruttariano che apre a Milano, il Festival dei Fruttariani. Una delle protagoniste sarà una ragazza che si chiama Samantha, che non so quanti anni abbia. Samantha, quanti anni hai? Non si dovrebbe chiedere, però te lo dico, ne ho 33. 33, vabbè, 33 anni si può dire, non è che ce n'hai, sì. Non è che ce n'hai 75. Non ne ho più 18, insomma. Vabbè, 33 anni non mi sembra che sei una, no? Si può dire tranquillamente. Samantha Airoldi è una fruttariana addirittura crudista. Crudista. Ecco, ma che cosa vuol dire essere crudisti? Fruttariano, quindi, innanzitutto, fruttariani significa, caro Parenzo, se non lo sapessi, mangiano solamente la frutta. Solo frutta, no, certo. No, mangiamo frutta dolce, frutta grassa e frutta ortaggio. Che vuol dire la frutta grassa? Scusa, no, non mi ricordo più, me l'ha detto. Non ti ricordi più, ti rinfresco la memoria. Allora, vabbè, frutta dolce, tutta quella che conosciamo un po' tutti, quindi mele, pere, banane, ok. Sì. Frutta grassa. Avocado, olive e olio extravergine d'oliva, possibilmente denocciolato. Bene, poi? Frutta ortaggio sono pomodori, cetrioli, peperone, zucchina, zucca, melanzana. Per cui questa roba qui la mangi tu? E certo che la mangio, assolutamente sì. Per cui, diciamo... Io ho fatto la scelta crudista e mangio tutto crudo. Perché non mangi cotto? Perché non mangi cotto? Spiegami. Perché mangiando crudo mantiene intatto tutto il patrimonio di vitamine e sali minerali dei frutti ortaggi. Con capito, la cottura un po' vai a perderli. Qualcosa di cotto può essere più piacevole al gusto, diciamo, no? Allora, diciamo che quando vado al ristorante fruttariano del mio collaboratore al festival, Fernando Bruno, che anche lui è organizzatore con me, fa dei piatti cotti fruttariani talmente buoni sei costretta a mangiare. Ecco, non sono costretta, però mi fa piacere. Ecco, lui ma fa di fronte, talmente buoni. Non c'è dubbio, di fronte a una bistecca come ti comporti tu, cara Samantha? Cioè, di fronte... Beh, io vedo un cadavere, guarda, non so cosa vedi tu, però quando vedo un cadavere, animale morto vedo una bella, io vedo un cadavere, una bella bistecca, una bella fiorentina, un bel filetto. Sei necrofilo? Non lo sono necrofilo, mi piace la carne. Ma che c'entra la necrofilia? Scusa, un morto è sempre un morto. Amica scusa. Mia, ammazziamo gli animali, sì, ne siamo consapevoli e ne siamo anche orgogliosi da un certo punto di vista. Va bene, sei orgoglioso di uccidere. Sì, no, di uccidere un animale, che è una cosa diversa da uccidere mia figlia. Non so se... E che cosa cambia? Cosa cambia? Spiegami. Ah, beh, te uccidere un bambino o uccidere una mucca è la stessa cosa? Chiedilo alla mucca, però. No, alla mucca è difficile, non può parlare. Molto difficile chiederlo alla mucca, come sai. Vedi però come sei. Tu stai, hai detto la cosa giusta: la mucca non può parlare, non può rivendicare i suoi diritti. Ma ho capito, allora, però non è un caso. Non può parlare, non può rivendicare i propri diritti, deve essere ucciso, massacrato, sì, preso ma a calci. La domanda è un'altra: ammazzare un bambino o ammazzare una mucca è la stessa cosa per te? Per me una vita è sempre una vita. No, sì. Ma però non rispondere in maniera così vaga. È la stessa detto, cosa, sì o no? Che penso. E dunque sì, è la stessa una cosa. Vita è una vita. Dunque, in teoria, appunto. Chi ammazza una mucca dovrebbe essere punito come quando si ammazza un bambino. Se, sì. Se uno segue questo, sì. Sì. E tu dici: sì, vabbè, io ammazzo una mucca e mi prendo l'ergastolo. Dovrei essere condannato all'ergastolo. È normale, secondo te, questa roba? È normale? No? Sì, però, visto che mi stai intervistando, l'ergastolo ancora non te l'hanno dato. Devono ma lo dovrebbero, come sai, dovrebbero darlo all'82% degli abitanti dell'Italia che ancora hanno questo grave torto di cibarsi della carne, di cibarsi in maniera stasera. Aspetta, dimmi. Facciamo una distinzione però, perché tu sei un giornalista, sei informato e sei consapevole dell'azione. Peggio ancora, molte persone, peggio ancora, molte persone appunto, tu sei responsabile di ciò che fai. Dunque io... Molte persone, sì. Tra cui persone anche della generazione dei nostri nonni, non hanno questa informazione, questa cultura, quindi devono essere prima di tutto informati e messi bene. Al corrente. Dunque quelli che sono meno informati sono meno colpevoli, io che sono informato e so tutto invece sono una specie di organizzatore di un campo di sterminio, diciamo, no? Un collaboratore della grande... Questo addirittura non lo chiamerei così. Comunque però. Partecipi a una e grande collabori strage. Al massacro di queste vittime, ma che in ogni bello, caso qui siamo bello. Per parlare del festival fruttariano, che bello. Ora, non senti, per ma... fare la morale a no, te. No, certo, per carità, cara Samantha. È anche una voce piuttosto come affascinante. Come si fa a cibarsi solo di queste cose? Non lo so, cara. Francamente non lo so. E come fai tu a cibarti di cadaveri, ti chiedo io? E io stasera ad esempio vado a mangiare le tagliatelle al ragù, non ne posso fare a meno. E domani mattina vai in un obitorio, chiedi se ti danno un po' di carne di qualche cadavere, domani sera non il ragù te lo fai dissuaderà, con quelli. Non mi dissuaderà, non ti dalla mia... dalla mia cena di questa sera. Benissimo, andremo tutti. Quello che vuoi. Andremo grazie, tutti al Festival cara, Fruttariano. No. Io verrò certamente a visitare gli amici fruttariani che non sono degli odiatori di professione, anche se pensano delle cose allucinanti. Però voglio dirti una cosa: ma mangiando solo frutta, innanzitutto, quanto si scoreggia, per esempio, ecco, una cosa esempio, concreta? Questo così, tanto per mettere la domanda lì. Guarda,
Guarda, penso che sia soggettivo. Io direi che tra me e te sicuramente scorreggi di più tu. Ma questo è probabile, perché io questo sono... Sì, questo confermo anch'io, che ci ho dormito in camera d'albergo più volte. Questo confermo anch'io. Cioè, la frutta, la frutta, gli altarini. La frutta e, sì, tutte le sue, okay, e tutte le sue propaggini, come hai detto te, che non è solamente la frutta in senso frutta, come... frutta grassa e frutta esatto, ortaggio, tutta certo, questa roba qui fa, come dire, libera un po' l'intestino, cioè fa no, emettere meno peti, no? Il fenomeno di fermentazione a cui tu ti sì, riferisci, brava, sì, sì, esatto, accade se tu ti mangi la frutta dopo sì, delle proteine animali o dopo degli amidi. Per cui no, non è così, non ah, è così. D'accordo. Se invece tu ti mangi, ad esempio, noi fruttariani ci sì, mangiamo a colazione, pranzo, sì, durante il giorno solo frutta dolce, quindi nient'altro, dunque, solo frutta sicuramente dolce, si scorreggia di meno. Non scorreggi proprio, se vuoi saperlo. Non scorreggi proprio. Beh. Non hai fermentazione. E perché si se scopa mangi meglio. Scusate se mi inserisco nella vostra conversazione. Io, diciamo, ho una dieta normale e non ho flatulenze. Cosa quindi per normale? Normale, scusa, nel senso che mangio la mia bisteccina, mangio bistecchina, il pesce, tutto, frutta, verdura, tutto. Non mi faccio mancare nulla e non ho flatulenze. Nulla. Scusate se mi sono inserito nella vostra conversazione. Scusami, si scopa meglio? Che ecco, non hai flatulenze. Samantha, si scopa meglio? Scusami se ti faccio questa domanda, perché spesso ritorna come discorso, no? Cioè, i fruttariani. Vuoi sapere se da quando ero onnariana, esatto, a ora che sono fruttariana crudista, sì, vivo la sessualità meglio? Certo, assolutamente, questo voglio sapere. Personalmente sì, e però in che senso, reputo scusa, che sia soggettivo. In che senso la vivi meglio? Cioè, c'è più energia, hai più vigore, gli uomini che incontri sono più, no, più, no, più possenti, più forti. In che modo la vivi meglio la sessualità? La vivo meglio in quanto stando meglio con me stessa a livello di persona, mi rapporto, cioè, anche gli altri. Gli uomini fruttariani sono più, come dire, sono più potenti sessualmente, secondo te, gli uomini fruttariani? Io sono qui per parlare del festival, non no, delle vabbè, lascia perdere il festival, che ce frega del festival, l'ho no, già detto. Ma interessa il festival. Ma l'ho già detto, dimmi almeno una... di quando ci ma sarà l'ho il detto, festival. Dai, l'ho già detto prima del tuo intervento. Dimmi, dai, dimmi questa cosa qua, se no, sono allora, più vediamo se sei preparato, in quali dati che ne ci sarà so, il ma che festival? Cazzo me ne frega dal 17 al 19. 17, 18, 19 lo stavo, novembre. Lo stavo ma dicendo. Cosa succede poi? Gli uomini sono più potenti sessualmente o no? Spiegami, se sono più potenti, ti prego, lo voglio sapere. Sono più potenti, non hanno quel sudore puzzolente che avete voi, ecco, uomini onnariani. Anche qui chiedo scusa se lo mi inserisco nella vostra conversazione. Dobbiamo chiudere qua, ma io non sudo e non ho mai avuto problemi di questo tipo e nessuna vabbè, si è mai Palenzo, lamentata, cara. Allora, no, ma le chiedo scusa, credo, ho sudato ma non puzzo, ad esempio. Chiedo ma scusa se mi intrometto nella vostra mai, conversazione. Ma non ti a domani, mai, ciao. David, l'uvo lumoloni, ovo la